Io sono Vitali Belli e benvenuti in un nuovo video. Torno dopo secoli, l'ultimo video qui sul canale probabilmente è stato un unboxing di Bao e tra l'altro il video di oggi, spoiler, è proprio un video, diciamo, a tema Bao. Torno dopo un sacco di tempo perché solo in questo momento potevo girare perché non solo i lavori, il matrimonio, il lavoro proprio giornaliero e bla bla bla, ci si voleva pure la quarantena. La quarantena implica che tutti i membri di casa Dumps sono a casa e implica che ognuno è in una stanza diversa. Ciò implica che i video non posso girarli, perché se li giro, o li giro fuori al balcone o li giro nel cesso. E non mi pare il caso. Ultimamente vi siete serviti un po' di video IGTV fatti fuori al balcone, stories fatte fuori al balcone, perché diciamo farle in casa non è proprio comodissimo, visto che mia madre magari è nella sua camera, mio fratello è nella sua camera, mio padre è nel salone. Siccome casa Svamps ha cucina, salone, tutto un unico ambiente, capite che per me è impossibile sedermi davanti proprio alla videocamera. Approfitto di questo momento in cui ho sfrattato fratello nel salone, pregandolo praticamente in ginocchio di farmi usare la sua camera, che è anche abbastanza scenografica. C'è un po' la luce che mi arriva da qua, praticamente. Io avrei preferito la luce sparata di faccia, ma il mio bel faretto è chissà dove, cioè è a casa di fidanzato in uno scatolo, quindi questo è quello che passa al convento. Tra l'altro il suo sfondo è abbastanza scenografico, tutte le cosine che c'ha sulle mensole, tutti i suoi Funko Pop, quindi diciamo che sta bene. In questo momento siete ficcati in una parte dell'armadio a ponte di mio fratello, quindi siete in mezzo alle coperte e ai cuscini, giusto perché lo sappiate. Ma non perdiamoci in chiacchiere, perché ovviamente io manco il tempo di rimettermi davanti alla fotocamera, che inizio a parlare di cazzate così come se niente fosse. Il video di oggi, come avrete letto dal titolo, è un review party. Per chi non sapesse cos'è un review party, è praticamente un giorno prestabilito in cui praticamente vari YouTubers, blogger, Instagram, bla bla bla, si riuniscono per parlare dello stesso volume. Il volume in questione, cioè quello di cui parleremo oggi, è una graphic novel edita Bao Publishing e sto parlando di Neon Brothers di Alice Berti. Neon Brothers di Alice Berti è stato annunciato, credo, forse l'anno scorso. L'anno scorso o un anno e mezzo fa, io comunque seguo Alice Berti da parecchio tempo su Instagram. Ho anche acquistato una sua stampa perché Alice Berti ha uno shop su Big Cartel, credo. Vabbè, comunque è un sito, magari se mi ricordo ve lo metto nell'info box perché il suo stile di disegno mi piace tantissimo. Ora, a prescindere da Neon Brothers, il suo stile mi piace proprio un sacco, mi piace il suo modo di rappresentare i personaggi, e mi sono mangiata le mani quando non c'avevo i soldi sulla carta perché non sono riuscita ad acquistare tipo la Zine che parlava di Andy Warhol, delle coincidenze, perché lei ogni tanto scrive queste mini storielle che sono molto molto interessanti. Se mi seguite da parecchio tempo sapete anche che proprio l'anno scorso in uno dei ritrattini svampeschi ho diciamo disegnato proprio uno dei personaggi di Neon Brothers, ovvero la Wanda, che è quella con i capelli viola e le creepers al piede, scarpe che ho sempre desiderato però poi non mi sono mai comprate, ma va bene. Alice Berti, classe 96, cioè io piango, ve lo giuro, io piango perché non so, o sono io che non ho mai coltivato nessun talento, sarà che non ho nessun talento, però anche se ce l'avessi avuto, magari non l'ho scoperto, non l'ho coltivato, però queste generazioni moderne, quelle dopo gli anni 80, che sarebbero tipo i millennials dei millennials, mi sconvolgono sempre per la loro bravura. Alice Berti, appunto, come dicevo, classe 96, ha l'attivo, diciamo, stupidi moscerini, ma ci sono anche in casa vostra moscerini? No, perché io non mi capaci, dove lo giuro. Cioè, è aprile, in una stanza chiusa, non c'è la frutta, mi dovete dire ste cazzo moscerini da dove escono. Non manco il periodo del vino, cioè tipo settembre, cioè ma quello sta l'uva, si fanno i moscerini. Madonna santa, questo review party diventerà un rant nei confronti della vita. Ma va bene. Dicevo, Neon Brothers è il suo primo graphic novel pubblicato con Bao e è praticamente una storia. Potremmo definirla distopica in un certo senso, perché comunque è come se fosse ambientata nel futuro, cioè in un futuro post-Brexit, perché è ambientato nel Regno Unito, e in questo appunto, in questa Europa e in questo Regno Unito post-Brexit ci sono poche cose da fare, cioè o ti trovi lavoro in una corporazione, quindi o ti assoggetti al sistema o te lanci in una federazione. Le federazioni sono delle gang che si scamazzano di mazzate l'un con l'altro, fanno delle sfide. Non so, immaginatevi un Fast and Furious senza macchine,
quindi a piedi, gente che praticamente si sfida a piedi, e che quindi vince dei premi, deve cercare di non farsi beccare ovviamente dalle forze dell'ordine e cose che non vi posso spoilerare, insomma. Quindi la società è divisa in queste cose, cioè o metti la cava a posto o diventi un criminale. Cioè non ci sono altre alternative praticamente. Il nostro protagonista è un ventenne che non sa cosa fare della propria vita. Tra l'altro, io l'ho letto durante una delle maratone di lettura che abbiamo fatto in questi weekend di quarantena. Ci sono le stories in evidenza sul mio profilo Instagram, che è linkato qui sotto, e c'è proprio una frase di lui che dice: ho 20 anni e non so cosa fare della mia vita, non so cosa avrei dovuto scegliere, non so che programmi avrei dovuto fare, e io sotto c'ho bella aggiunto: non ti preoccupare, non lo saprai neanche a 30. Perché poi dopo c'è un altro personaggio che ha 30 anni e dice: ho 30 anni e non so cosa fare della mia vita. Quindi diciamo che è un cane che si morde la coda, è un circolo vizioso praticamente. E diciamo che la cosa su cui mi voglio concentrare è proprio un aspetto in particolare di questo graphic novel, perché la storia in sé appunto è concentrata sul decidere da che parte stare, cioè si amalgamarsi ad un sistema che è già deciso, che è quasi una produzione in serie e che mette in evidenza poi l'alien. Che mette in evidenza l'alienazione della persona, ce l'abbiamo fatta, oppure se darsi alla criminalità. Cioè, ci troviamo in questa società che non ti dà alternative, cioè ti fa credere di avere delle alternative, ma le alternative sono talmente ridicole che sei obbligato nella tua scelta, perché io non posso essere costretto a dover scegliere tra criminalità e una vita sicura, perché cercherò di impegnarmi quanto più possibile per avere una vita sicura, nonostante la vita sicura non mi renda felice. Perché ovviamente quasi tutti i lavori sono sottopagati, non hai la possibilità di emergere, hai poca possibilità di fare carriera. Non a caso due dei personaggi all'interno del graphic novel hanno fatto il salto, chiamiamolo il salto di qualità, perché hanno iniziato dal basso, sono riusciti a scalare qualche gradino e hanno messo da parte dei soldi per cercare di avere una vita migliore al di fuori delle corporazioni. Il problema è che la società non te lo permette, cioè non ti permette di affrancarti, cioè permettetemi di usare questo termine, è come se appunto loro fossero schiavi di una società che ha già deciso tutto. Per questo forse l'ho catalogato come distopico, perché per quanto l'elemento reale sia l'ambientazione di un Regno Unito post-Brexit, che è quello che fondamentalmente ci troviamo a vivere, l'idea che la società, cioè che il potere, oppure non so se vi ricordate in School of Rock c'era il concetto di the man, cioè l'uomo, colui che deteneva il potere, no? Che stava al di sopra della catena alimentare, al di sopra della piramide gerarchica della società. Cioè c'è lui che decide, lui ha già deciso tutto, ha già schematizzato tutto, il che fa molto Grande Fratello fondamentalmente, questo controllo maniacale della società in cui tutti, diciamo, ci sono sotterfugi, ci sono intrighi, complotti politici e c'è anche chi ha le mani in pasta praticamente dappertutto con una sorta di plot twist finale che non ti aspetti e che mette in evidenza che per quanto tu ti sfiacchisca fondamentalmente a cercare di essere una persona moralmente decente, poi c'è sempre qualcosa che ti porta a compiere una scelta sbagliata. Scelta sbagliata, però per chi? Per la società in cui vivi? Per te? O per quello che ci si aspetta che tu faccia? Cioè, è questa la cosa interessante. Ovviamente, cioè, questa è una cosa che riguarda la trama, perché se parliamo di un aspetto puramente grafico, Neon Brothers è esteticamente perfetto, cioè per gli occhi è una gioia. Cioè, i personaggi sono bellissimi. Cioè, il tratto di Alice Berti è stupendo. Io la seguo su Instagram, cioè non è un autore che hai conosciuto mediante un graphic novel che ti è stato proposto, no. È un autore che hai sentito nominare, hai iniziato a seguirlo e ti piace praticamente qualsiasi cosa disegni. Cioè, è assolutamente perfetto il suo modo di trattare i colori, che a volte sono pastello, ma sempre estremamente carichi, saturati. Saturati o saturi? Perdonatemi, vabbè, comunque avete capito, insomma. E mi avvicino un attimo così vi faccio vedere la copertina.
Questa è la copertina di Neon Brothers e questi sono i personaggi principali, i nostri Neon Brothers. E se vi state concentrando su questo personaggio che si chiama Wakaba e ha qualcosa, no, che fa scattare un campanello nel vostro cervello e magari avete la mia età e vi state ricordando MTV che passò per la prima volta tantissimi anni fa un video fatto a cartoni animati in cui c'era un personaggio che somigliava tantissimo e sto parlando dei Gorillaz, sì. È un omaggio ai Gorillaz. Wakaba è un omaggio ai Gorillaz. Maronna, piango i Gorillaz, che ricordi come mi sento vecchia. Come mi sento vecchia. Però è una gioia vedere che ci sono citazioni musicali di altissimo livello. Ci sono dei dettagli all'interno delle scene super particolari. Magari i ragazzi stanno parlando di problemi ben più gravi e tu guardi e dici. Ma non avevo notato che questo tipo aveva questo tatuaggio particolare. Ma non avevo notato il poster in faccia al muro che è tipo la locandina di un festival. Ma non avevo notato quella fotografia che rappresenta un film. Cioè, è tutto uno scoprire dei dettagli che fanno tanto indie, che sono le cose che poi che mi piacciono a me fondamentalmente. Parliamoci chiaro. Cioè, se mi aveste conosciuto tipo negli anni dell'università, io ero tutta un oh, oh my god, I love the Smiths! Citazione da 500 giorni insieme, che era tipo 500 giorni di summer in inglese, una cosa del genere. Che era un film che amavo, cioè vederlo oggi mi fa venire l'urticaria, ma va bene, penso che questa cosa sia capitata un po' a tutti. E niente, probabilmente sto straparlando. Io devo prendere l'abitudine di farmi delle sorte di scalette perché credo di avere tutto nel cervello, poi inizio a parlare a ruota libera e quindi mi perdo i pezzi. Quindi abbiamo detto che a livello estetico, ci sono i miei cugini che urlano in sottofondo, perché ovviamente la parete è uno sputo, quindi i miei cugini dall'altro lato si sentono proprio tranquillamente. Se abbiamo detto che a livello estetico è tipo una cosa perfetta per gli occhi, perché i disegni, il tratto è stupendo, le scene, voglio dire, le inquadrature, gli sprazzi di Londra, loro che camminano sul ponte, questo modo di camminare loro che tanto mi ha ricordato, non lo so, le Iene, Reservoir Dogs. Tanto mi ha fatto immaginare quando in Scam praticamente le ragazze vanno alla festa di Chicco Rodi, vi parlo di Scam Italia, e quindi in sottofondo c'è Mia con Bad Girls. Infatti, è sempre una cosa che ho messo in evidenza nelle stories, quindi andatela a vedere. E poi ovviamente, come vi dicevo, citazioni musicali alla cultura pop, gli anni 60, 70, 80, cioè c'è tutto quello che mi piace, unito ovviamente a una trama che non è super complicata, cioè non è la cosa fantascientifica, super originale, è proprio il fatto che ci possiamo vedere così tanto in una trama che dici, non dice niente perché è solo la società di oggi. Bene, sta praticamente raccontando la fine che faremo, quindi cioè, credo che più, diciamo, personale di questo non ci sia proprio nient'altro. E quindi niente, a me questo fumetto è piaciuto veramente, veramente tanto. Più che altro perché mi sono appunto concentrata su quello che dicevano i personaggi. C'è un personaggio che dice: io assolutamente non voglio fare questo da grande, io non voglio dovermi trovare a scegliere tra solo due alternative. Ed è un po' la cosa che abbiamo magari pensato da adolescenti: io non voglio scegliere, non voglio crescere, non voglio fare questo, non voglio fare quest'altro, perché sono costretta? Poi magari arrivi a 20 anni, no, ma ho ancora tempo per scegliere, ho ancora tempo per farmi la mia vita, ho una lunghissima strada davanti a te, poi arrivi a 30, sei ancora a casa, non ti sei ancora sposato, il tuo lavoro non è stabile. Quindi è un tema che mi tocca veramente da vicino ed è per questo che l'ho apprezzato veramente tanto. Bene ragazzi, mi ero ripromessa di non parlare tantissimo e in realtà ho parlato tantissimo, spero di tagliare un pochino in editing. Sicuramente mi sarò dimenticata di dirvi qualcosa, ma principalmente volevo concentrarmi su questo aspetto, su come la società ci percepisce, su come noi percepiamo le pressioni della società, ovvero devi fare delle cose entro un tot tempo, altrimenti via, cioè sei scartato dal sistema, vai, non ce l'hai fatta. E ovviamente non è così perché ognuno ha i propri tempi, ognuno può iniziare a lavorare e poi si laurea, può avere un figlio e poi si sposa, può comprare una casa nonostante viva da solo e poi andarci a vivere con la famiglia. Cioè, non c'è una scaletta prestabilita per ognuno di noi. Ognuno di noi ha i suoi tempi ed è una cosa su cui dovremmo riflettere tantissimo perché spesso ci facciamo influenzare da quello che la società si aspetta da noi.
Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su, iscrivetevi al canale e se vi va, attivate la campanella per stare sempre aggiornati su quando pubblico un nuovo video. Nell'info box vi metto anche i link degli altri blog che, degli altri canali YouTube che hanno partecipato alle riparti, così potete andare a vedere anche le loro recensioni. E niente, ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di esservi mancata almeno un pochino. Noi ci rivediamo al prossimo video. Vi mando un bacio. Ciao, aiuto!